Benvenuti a una nuova puntata di Celluloide. Questo fine settimana in uscita tante commediole. Noi vi proponiamo Albert Nobbs, un Senti, film pronto sulle lame drammatico dei di botteghe, Rodrigo capitano. Garcia. Al mare sono Siamo tenuti. nell'Irlanda del Signor, XVIII cosa secolo. diciamo? Se Albert gentile, Nobbs è basta. uno dei migliori Il camerieri in un servizio è albergo di impeccabile. Dublino. Bellissime rose Vuole cambiare rossissime. vita, nel Io senso che fa di tutto col il suo lavoro personale. per E ora da me, da racimolare te, quanti vieni più a soldi, buttarti. perché il suo sogno sarebbe aprire una sua attività, un'attività commerciale. Ha un segreto e questo segreto è rappresentato da una donna che vive un senso di frustrazione, di dolore e di disperazione. È una donna che potremmo definirla molto contemporanea, in quanto deve fingersi uomo per lavorare. Oddio, siete una donna? Non farete la spia. Come vi chiamate? Albert. Il vero nome? Albert. Questa la dice lunga in un paese in cui, nonostante le ministre e i ministri atti alle pari opportunità, nulla si muove rispetto alla ritrosia, all'ignoranza in rapporto alla donna nel mondo del lavoro in un paese come l'Italia. Ma lasciamo stare. Glenn Close, la protagonista principale di questo film, aveva già portato 30 anni prima, nel 1982, questo stesso film, questo stesso personaggio a teatro. 30 anni dopo chiede al suo amico Penso che voi siete regista, l'uomo più strano che appunto abbia mai Rodrigo incontrato. Garcia, di portarlo al cinema. Un film non semplice, neanche da sceneggiare, perché è un personaggio tosto, un personaggio difficile proprio da scritturare. Tuttavia, tutta la prima parte del film è molto ben riuscita e la Glenn Close, grandissima attrice, rassomiglia tanto per movenza, eleganza, mimica a un altro maggiordomo, ricorda un maggiordomo maschile, Anthony Hopkins del Quel che resta del giorno di James Avery. Noi vi consigliamo questo film drammatico rispetto alle tante commediole in uscita questo fine settimana e da recuperare l'importantissimo Hugo Cabret di Martin Scorsese con il favoloso cinema raccontato di Georges Méliès. Buona visione.